Sono giorni delicatissimi per le coalizioni che si contenderanno in febbraio la poltronissima di Villa Devoto. Come annunciato, entro la prossima settimana dovrebbero essere ufficializzati i nomi dei candidati governatore della Sardegna. Al momento ci sono due sole certezze. Già da un mese Elie Schein e Giuseppe Conte si sono accordati sul nome di Alessandra Todde. Giorgia Meloni ha dato una precisa indicazione forte del suo quasi 30% di consensi, quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Poi sono arrivati i sondaggi. Il primo dell'Istituto Piepoli ha accreditato l'ingegnera nuorese di un grande vantaggio su tutti i possibili concorrenti nella sua coalizione, ma anche del centrodestra. Il secondo lancio, curato dall'Istituto XE, l'ha clamorosamente retrocessa in terza posizione alle spalle del sindaco di Quartu Graziano Milia e dell'ex presidentessa della Commissione Lavoro della Camera Romina Mura. Ma questo secondo sondaggio ha anche scompaginato le scelte del centrodestra, classificando il primo cittadino del capoluogo al quinto posto e addirittura l'attuale governatore Solinas al sesto. Ma non finisce qui, perché di XE non sono apparsi in rete e sui giornali i dati relativi ai centristi. E questi sono dolori, perché Stefano Tunis e Antonello Peru, che capeggiano con la loro nuova creatura Sardegna al Centro 2020 buona parte di quel versante politico, si sono ricordati che un tavolo di coalizione non è mai stato convocato e che mai e poi mai accetteranno supini le decisioni romane. Ha rincarato la dose l'assessore regionale dell'urbanistica Aldo Salaris, che a nome dei riformatori sardi ha scritto a Meloni, Tajani e Salvini ricordando quanto sia importante e decisiva l'area di Centro Isolana in termini numerici. Ve le ricordiamo noi, ovviamente, basandoci sulle ultime elezioni regionali di febbraio 2019. Riformatori 37.000 voti, allora 3.000 in più di Fratelli d'Italia. Sardegna 20.000, 30.000, UDC 27.000, che sommati fanno più o meno 100.000 preferenze. 15.000 in più dei 5 Stelle in salute di 5 anni fa. Riflessione finale, forse qualche ragione a lamentarsi, ce l'hanno davvero.